Fergus Clay. Nel video tutorial di oggi impareremo a modellare Psy. Psy è uno squalo martello con poteri psichici. Lo sapevate che sa leggere la mente? E invece, riguardo ai veri squali martello, ci sono diverse ipotesi per la strana forma della sua testa. Alcuni scienziati dicono che sia per nuotare meglio, altri per sentire meglio le prede sul fondo del mare. Secondo te chi ha ragione? Beh, poco importa perché il momento documentario è finito. Se stai guardando un mio video per la prima volta e ti piace, ti consiglio di mettere un bel like, iscriverti ed attivare le notifiche. Diventa anche tu un amico di Fergus. Ma bando alle ciance, iniziamo a modellare che mi prudono già le mani. Ci serviranno quattro colori, il viola, il bianco, il turchese ed il nero. Iniziamo creando una sfera per modellare il corpo. Poi la arrotoliamo fino a formare un cono e poi ancora lo allunghiamo e formiamo una punta pure dall'altro lato. Infine lo pieghiamo e lo ripieghiamo e lo ripieghiamo ancora finché non riusciamo a dargli la giusta forma arrotolata. E finché non asciuga, ricordiamoci di tenere il corpo bloccato perché non si afflosci. E passiamo alle basi per gli occhi, con due palline trasformate in salsicciotti e piegati a 90 gradi prima di applicarli sul corpo di Psy. È il turno dei denti, che facciamo con tre palline di dimensioni diverse, le arrotoliamo a cono e le schiacciamo. E si prosegue con gli occhi. C'è chi non ne ha, come Arcoral, e chi ne ha troppi, come il nostro Psy. Creiamo tre piccole palline, le schiacciamo e le buchiamo, perché all'interno andremo a collocare delle minuscole palline nere, che saranno le sue pupille. A proposito, ho visto un video dove a capo del globo usa un pennarello per fare le pupille degli Eiklei. Cosa ne pensate voi? Ma torniamo a noi. Psy ha bisogno della bocca. Sarà una pallina turchese che arrotoleremo fino ad ottenere la lunghezza giusta. Ecco, vedete, io ho dovuto tagliarne un pezzo, ad esempio. E con attenzione attacchiamo questo labbrone sotto i denti di Psy, che ora ci sorride. Ed ora le pinne. Prendiamo due palline turchesi, le arrotoliamo a cono e le schiacciamo con il palmo della mano delicatamente. Poi le pieghiamo per farle diventare la giusta base di appoggio per Psy ed il gioco è fatto. Ed in men che non si dica, siamo già alla coda, l'ultima parte del corpo. Ci servono tre palline. Anche queste le trasformiamo prima in cono e le schiacciamo. Ma poi le tagliamo da un lato per avere la giusta parte di contatto con la coda. E voilà, ecco completato il nostro Psy! Psy, è fantastico! Facciamo un altro personaggio! Chi sarà il prossimo personaggio che modelleremo assieme? Decidetelo voi, votando il sondaggio che trovate nella scheda community del mio canale. E ci si vede al prossimo tutorial!